Ciao a tutti, buongiorno. Allora, altro esperimento, sempre tecnica crowd, però totalmente rivisitata. Tanto sto finendo di togliermi lo smalto. Allora, praticamente nei due video precedenti abbiamo visto due esperimenti della tecnica crowd. Il primo è un'inversione della tecnica, ovvero lo step finale, invece di utilizzare il bianco con la resina, avevo utilizzato il nero e il risultato mi era piaciuto, però rendeva un effetto molto più scuro, chiaramente, e i colori tendevano a essere più freddi, però magari chi piace per quel tipo di tonalità, insomma, ci sta. Questo video ve lo metto qua sopra così potete andarlo a vedere se ve lo siete perso. Poi ho fatto un altro video dove ho provato la tecnica cloud che ho visto nel tutorial di Ecco Mauro. E praticamente è una persona che è nel gruppo di Facebook di cui vi ho parlato tantissime volte, anzi vi invito ad andarvi a iscrivere perché c'è tanta gente anche molto preparata, si chiama Resin Idea. Insomma, ci sono vari scambi di idee, di opinioni, ci sono vari tutorial, quindi insomma è interessante per chi resina. E lui fa tutta una procedura particolare, cioè particolare nel senso molto diversa da quella che faccio io. Vi metto intanto qui sopra il video dello scopriamo e il risultato mi era piaciuto tantissimo, anche se non era venuto come il suo. Però le creazioni sono, secondo me, fighe. Adesso ve le rifaccio vedere alcune al volo, giusto perché ce li ho qui. Questo effetto così che, per dire, mai nei miei soliti scopriamo il giallo era uscito così. E lui fa un procedimento totalmente diverso, ovvero non va a mettere i colori, no, classici ad alcol direttamente sulla resina, ma fa dei bicchierini a parte con resina e questi colori e poi li va a sgocciolare. Qui avevo messo sette colori, adesso qua ho provato a metterne di meno e a fare lo step finale, quello che fa lui, anche con un po' di bianco, perché sennò lui va a ricoprire, diciamo, gli spazi che rimangono più trasparenti. Principalmente con nero, ma anche a lui ci metto ogni tanto qualcosa di bianco. Io ho cercato di fare metà e metà. Vediamo che cosa è uscito in queste creazioni. C'ho un po' il timore perché non ho fatto magari bene le proporzioni per i colori, intendo, quindi sono venuti alquanto trasparenti sotto, quindi non vorrei che si veda troppo il nero e si vedono poco, diciamo, i colori, il nero e il bianco, e si vedano pochi colori, però vabbè, è tutto un esperimento. Allora, iniziamo con questi. Allora, solito zoom e vediamo un po' che cosa ho combinato. Boh, vabbè. È un po' di umidità, io boh, non capisco. Allora, un'altra cosa che qui ho fatto è l'effetto metal che ce l'ho aggiunto. Allora, mi piace, proprio stranissimo è venuto, eh. Proprio non c'entra niente neanche con questi di qua, mi piace a me sta cosa un botto. Perché con la resina escono sempre fuori totalmente diverse. Se tu segui una tecnica, in realtà ne esce un'altra tecnica diversa che non esiste. E mi piace molto. Qui c'è questo oro. E questo mi piaciucchia, sì. Ah, molti di voi mi hanno chiesto cos'è la tecnica metal. Intanto vi metto qui sopra un video, mi pare di averlo fatto. Praticamente io sulla resina trasparente ci metto giusto una, massimo due gocce di mix di alcol isopropilico e un pelino, ma poco poco poco, di pigmento metallico. Ed ha quell'effetto, diciamo, glitteroso e sbrilluccicoso. Semplicissimo, comunque
come dicevo, vi lascio il video. Quindi questo va bene. Poi andiamo questo qua. Effetto stranissimo. Ok, poi vediamo i quadrati. Allora, la differenza che ho fatto rispetto a quell'altro, perché non mi ero accorto nel tutorial di Ecco Mauro che lui aveva preparato anche un po' di bianco e resina insieme, oltre ai vari bicchierini di colori, anche uno col bianco che lui aveva poi gocciato, diciamo così, sopra i vari colori. Però o ho messo troppo bianco e invece io l'altra volta, in quelle che vi ho fatto vedere prima, ho messo solo le gocce di bianco normale, quindi senza resina, perché vedo che il bianco c'è abbondantemente, cioè non è brutto, però come vedete i colori ne ho messi veramente pochi stavolta. E ho evitato sia il fucsia che il viola, perché come vi dicevo nel precedente video, al di là del fatto che viene quel color cagarello, proprio sul rosa e il viola viene questa macchia, come se fosse rovinata la creazione con una goccia di colore ad alcol, non lo so. Vedete, mi fa questo effetto di alone, non so come dirlo. Quindi l'ho proprio evitato. Quindi ho usato il giallo, il teal, il blu, giallo, teal, il bianco e poi c'era anche un altro colore. Mi ricordo, mamma mia, sono rimbambita. Comunque andiamo avanti che sto parlando troppo. Allora, quest'altro dove c'è questa importanza di teal e azzurro. Lo sapete cos'è che sembra? Adesso non so come. Sembra un effetto tipo tulle, no, il tulle, sì. No, quella stoffa che rimane un po' trasparentina, sembra quello. Però questo è figo molto, con questi brillantini. Questo mi piace. Poi vediamo i cuoricini piccolini. Ecco qua. Mi ricordo l'altro colore che ho messo, che poi tra l'altro mi sa che non si vede perché vedo tutto giallo, verde e blu. Poi quest'altro. È un effetto veramente stranissimo. Poi vediamo questo qua. Boh, visto che dietro qui l'ho messo più bianco che nero, ho molta paura. No, invece è bello. Non male. Io non capisco perché è annebbiato queste creazioni, cioè manco ci fosse l'umidità dentro casa. Però mi piace, mi piace. È proprio una cosa particolare, totalmente diversa dagli altri che ho fatto, cioè assurdo. Poi abbiamo quest'altro, anche questo mi piace, anche se qua c'è la parte scura, però qua c'è molto chiaro. Allora vi dico io cosa ci vedo, perché come ben sapete, io nelle creazioni ci vedo sempre qualcosa. Io qui sotto ci vedo tipo la neve, anche se ci sono questi componenti un po' di verde, un po' di blu, però la neve, la notte, un po' sbrilluccicosa, l'alba e qui il sole che sta per uscire.
Mi piace, piace, dai. Poi vediamo, andiamo a Dovali. Vediamoli un po'. Eccolo qua. Non mi dispiace neanche questo. Approvato. Però più colore. Assolutamente più colore. Poi questo. Comunque almeno ho trovato un modo per utilizzare il nero che, come vi dicevo, è uno di quei colori ad arco che io personalmente non riesco ad utilizzare. Poi andiamo avanti. Tondi. Qui sono rimasti due punti trasparenti. Però ditemi quanto è bello il giallo su sticker, sul nero proprio è uno spataflash. Per quanto, come sapete, io non amo i colori accesi, caldi, però sto giallo insieme poi al blu e al teal è proprio da Dio. Però manca quel colore, quel manca il rosa, il viola, quelli lì mancano, c'è poco da dire, ci vuole qualcosa di caldo. Ok, poi vediamo l'altro. Eccolo qua. Qui c'è questo verde scuro che non so da dove sia uscito fuori. No. Questi sono i. Andiamo su quelli più grossi. Ah, qui c'è un barlume di rosso. Ah, di rosso ne avevo proprio una gocciolina. E questo è bello. Bello, bello, bello. Poi quest'altro. Vediamo un po'. Ok. Anche questo va bene. Poi tiriamo fuori un cuore. Questo qui c'ha un po' di trasparenza. Vediamo com'è uscito. Però adesso vedete, eh? Io sento dei rumori. Anche in questo qui, un po' come mi era uscito in questo qua, sembra che l'effetto macchia lo rilasci anche gli altri colori. Tipo a spennellata. Boh. Io ci riproverei a mettere il rosa e il rosso anche, proprio di colori caldi. Poi l'altro cuoricino, e siamo belli alla fine. Eccolo qua. Dopo, come sempre, le foto le sto mettendo pubblicate, diciamo, alla luce naturale e su Instagram, adesso più che altro su Facebook, che ho un attimo più riscontro di persone che mi seguono, eccetera. Intanto boh, si è scaricato il computer che non ho neanche acceso, proprio fantasmi. Poi, quindi voglio dire, andatevi ad iscriverle a tutti e due i canali comunque. Poi gli ovali, vediamo un po'. Che questi generalmente escono fighi. Wow, bello! Ma guardate quanto è bello il contrasto giallo e nero, è bellissimo. Questo l'ho fatto premeditato mettendo lo scuro sul caldo e il bianco sul freddo. E ci sta tutto. Bello questo. Mi piace un casino. E l'ultimo
ovale, vediamo un po', e questo è venuto così. Questo mi piace un po' di meno. Ok, vi ritorno più in su. Ok, allora queste sono le creazioni. Allora, come effetto è totalmente diverso dall'altro, quindi se io dovessi replicare per farvi voi un video, tra virgolette, tutorial, non potrei neanche farvelo perché mi escono sempre fuori cose boh, diverse, misteriose. Però, insomma, mi piace come mi stanno uscendo questi effetti, un po' anche per variare, perché vi ho veramente rotto le palle, ditemelo. Questa tecnica cloud, però mi piace fare questi esperimenti perché poi escono delle cose che comunque mi soddisfano, quindi sono molto contenta. Ditemi che cosa ne pensate, se appunto vi interessa un video dove andiamo a creare insieme, cercare di riprodurre questo tipo di effetto. Comunque, al di là di questo, io proverò a rifarli, però come vi dicevo, voglio aggiungerci più colore. Assolutamente. E se devo scegliere, ups, scusate, i preferiti sono questa volta questi due. Questi, però, anche questo mi piace. Questo qua dove c'è quel barlume di rosso, questo, cioè, bene o male mi piacciono tutti. L'unico proprio che non, questo è un po', non lo so, qui in questa parte qua lo vedo troppo poco di di questi ghirigori. Mi ricordo perché infatti in uno avevo praticamente finito il colore, quindi devo tenere da parte più colore da suddividere nei vari bicchierini. E comunque, secondo me, uno o due colori in più ci vogliono assolutamente per far venire una cosa appunto più colorata come mi era venuto l'altra volta. Niente, questo è tutto. Lasciatemi i commenti se avete richieste, eccetera. Mi raccomando, ditemelo, che sono molto contenta di rispondere a tutti. E ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!